adesso vi parliamo di Amauris Perez, il campione di pallanuoto, che abbiamo conosciuto a Ballando con le Stelle, e leggiamo direttamente da TAP del fratello Antonio, che ha trasmesso ad Amauris Perez la passione e l'amore per lo sport. Tutti e due, per inseguire i propri sogni, sono stati costretti ad abbandonare Cuba, la loro terra, per trasferirsi altrove e solo qualche anno fa, per le nozze di Amauris, i fratelli Perez hanno potuto riabbracciare, e viene chiesto: quali passioni condividi con lui? Sicuramente quella per la pallanuoto. È stato lui a trasmettermi l'amore per questo sport. Ho seguito le sue orme e ne vado orgoglioso. Nel 1993, quando io avevo appena 17 anni, Antonio ha lasciato Cuba per inseguire i suoi sogni sportivi. A Miami, dove viveva e faceva anche il bagnino, viene chiesto al fratello di Amauris Perez: anche tu hai lasciato Cuba? Io e mio fratello siamo stati lontani senza vederci per 14 anni. Ci sentivamo solo al telefono, visto che abitavamo molto distanti l'uno dall'altro e la mancanza era fortissima. L'occasione giusta per poterci rincontrare è stata il mio matrimonio. Ancora ricordo quanti pianti ci siamo fatti quel giorno quando ci siamo riabbracciati. Era stata dura per me tutti quegli anni senza di lui. Ci sono stati tanti momenti in cui avrei avuto bisogno di averlo al mio fianco. Nonostante in America si lavori tanto e riesca con difficoltà ad avere giorni di ferie, Antonio ha fatto di tutto per essere presente al mio matrimonio e ci è riuscito. Amauris Perez anche da bambini vi legava questo rapporto così intenso? Sì, ma naturalmente da piccoli facevamo pure a botte. Lui tra l'altro proprio in quelle occasioni mi ricordava che ero il più piccolo tra i due, e che dovevo portargli rispetto e stare al posto mio. Man mano che sono passati gli anni il nostro rapporto si è consolidato sempre di più e lui mi ha dato parecchi consigli. So che a vedermi oggi è difficile crederci, ma da ragazzo ero molto magro. È stato proprio mio fratello a consigliarmi gli esercizi fisici giusti da fare per potenziare il mio corpo. Sapevo che un difensore nella pallanuoto doveva avere un fisico più possente e un tiro più forte e lui a suon di trazioni alla sbarra mi ha permesso di sviluppare tanta muscolatura. Mi dava anche dei coigli tecnici visto che giocava nel mio stesso ruolo e io ho sempre seguito con attenzione i suoi preziosissimi insegnamenti.